Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato. Attimi di panico durante l'ultima puntata del Grande Fratello 2023. Ad un certo punto della serata, il padrone di casa ha fatto una gaffa a dir poco esplosiva. E la sua reazione non è stata da meno. La puntata è partita dallo sfogo che ha avuto Grecia Colmenares nel Tugurio. Tutto perché la donna è impazzita a pensare che Beatrice fosse da sola nella casa. A questo punto proprio Alfonso Signorini dice all'attrice: "Sembrava una sceneggiata di una telenovela. Quelle lacrime mi sono sembrate eccessive." Erano lacrime sincere? Ma, va bene, ti crediamo. Poco dopo Cesare Buonamò ci chiede a Beatrice qual è secondo lei il motivo di tanto accanimento. La giovane risponde: "Certo che me lo sono chiesta. Non c'è nulla che ho fatto di offensivo. Faccio fatica a capirlo." Da un punto di vista tattico è abbastanza semplice da capire. Se la prendono con uno e hanno qualcuno da nominare e non si nominano tra loro. Sono sempre stata generosa con tutti. Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato. Qualche istante più tardi Alfonso Signorini è partito col televoto e ognuno di loro si è recato nella stanza a LED. Alla fine la preferita del pubblico è Beatrice Luzzi con il 34% dei voti, Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9% e Grecia 7%. In tanti hanno quindi festeggiato per la giovane, che probabilmente per il momento si merita di essere al vertice della classifica. Poi però è successo l'impensabile, ovvero quando Alfonso Signorini confessa che sarà licenziato. Per un gioco di parole, ci si è messi a parlare della parola Tugurio e della sua G al suo interno. Si è trattato di una vera e propria prova per i ragazzi, che dovevano pescare le lettere sul fondo della piscina per creare delle parole. Una prova poi invalidata proprio perché gli autori si erano dimenticati di mettere la lettera G sul fondale della piscina. Poco dopo Alfonso Signorini dice: "Ora dobbiamo risolvere il mistero del punto G. Una volta capita la gaffe dice: "Sarò licenziato." E continua: "Cesara, dammi l'immunità." La giornalista allora risponde: "Te la do io l'immunità da Pier Silvio." Ah, ma quindi le cose sono davvero così tirate?